Potrebbe essere stata una delle ultime apparizioni di Dilma Rousseff prima che il voto del Senato, atteso per oggi, decreti la procedura di impeachment nei suoi confronti, portando di fatto alla destituzione della presidente brasiliana. A Brasilia, davanti ad una platea di donne, la prima donna capo dello Stato d'America Latina. Senza dubbio, ha detto, attraversiamo un periodo durante il quale la gente sente che stiamo facendo la storia di questo paese. L'ultimo spiraglio di speranza è il tentativo dell'Avvocatura Generale dello Stato brasiliana, José Eduardo Cardoso, Attorney General ed ex ministro della Giustizia di Rousseff, ha fatto ricorso alla Corte Suprema contro la procedura di impeachment, procedura che nelle ultime 24 ore ha aperto uno scontro istituzionale, mettendo l'uno contro l'altro i rami del Parlamento, per non parlare della spaccatura nell'opinione pubblica che tuttavia, secondo i sondaggi, è favorevole al 60% alla destituzione di Rousseff. Il voto in Senato comincerà alle 9, ora locale, mezzogiorno in Italia. Pochi dubbi sull'esito, con una cinquantina di senatori favorevoli su 81.